Aprilia Capo Nord 1200 è la protagonista di questa nuova puntata di Comprala Usata, una globetrotter dall'animo sportivo che, ve lo diciamo subito, dà tanto alla guida, ma è importante che sia sempre stata ben tagliandata in officina. Seguiteci e vi spieghiamo il perché. Cosa voleva proporre Aprilia con la nuova Capo Nord? Di fatto una moto che potesse soddisfare un'utenza molto allargata. Come? Con un pacchetto dalla doppia anima, Dr. Jekyll per viaggiare comodi, in suplex e sicurezza, Mr. Hyde per switchare in sportività, godersi le strade tutte curve e soprattutto la ciclistica sopraffina in cui la casa di Noale eccelle. La sua unità è il bicilindrico DL già conosciuto per la dorso duro, rivisto in alcuni aspetti, vanta 1197 cm3, 125 cavalli e 114,7 Nm. Con numeri gestiti dalla Ride by Wire su tre mappature, Sport e Touring con potenza piena, Rain limitata a 100 cavalli. Il propulsore della Capo Nord, che veniva assemblato a Pontedera e non a Noale, lo possiamo un po' definire croce delizia di questa moto perché è stato in diversi casi oggetto di problemi di gioventù, leggi software di gestione, o in altri problemi meccanici sia di fabbricazione sia dovuti magari a proprietari poco attenti alla manutenzione ordinaria, che su questa moto da vera macina a chilometri è ancora più fondamentale. Fate quindi bene attenzione che non ci siano perdite provenienti dalle teste dei cilindri, che il minimo giri regolare senza sussulti e soprattutto quando la provate che non si sentano strani ticchetti meccanici provenire dal motore, sia dal cilindro anteriore sia da quello posteriore. Nel caso ci fossero potrebbero significare un problema alla catena di distribuzione o ad uno dei suoi due ingranaggi liberi di rimando. Parlando di richiami ufficiali ce ne sono tre, uno legato alla centralina motore che fu oggetto di diversi aggiornamenti, quindi attenzione che siano stati fatti meglio se da un concessionario ufficiale, uno con oggetto sfasatura albero secondario del cambio non a norma, che riguardò i modelli prodotti tra marzo 2013 e novembre 2014, e l'ultimo relativo alla pompa del freno anteriore con oggetto possibile anomalia del complessivo cuffia parapolvere puntalino pompa del freno anteriore e coinvolse tutte le Capo Nord prodotte fino a giugno 2016. Anche in questo caso, se state valutando una moto, collegatevi sul sito www.aprilia.com, scorrete tutto il sito fino al basso, cliccate campagne di richiamo, inserite il numero di telaio ed avrete la fotografia esatta delle campagne cui è stata oggetto la moto che state guardando. Un altro aspetto da controllare bene è lo scarico, o meglio che il gas proveniente dallo scarico non sia eccessivamente caldo. In pratica accendete la moto, mettete la mano a circa un metro dal tubo di scarico e controllate che il gas che ne esce non sia troppo caldo, previa problemi alle valvole o alla loro gestione. Altro aspetto sottolineato da alcuni possessori di questo modello. Per chiudere la parte meccanica del discorso della manutenzione ordinaria, occhio anche alla catena finale, che sia sempre stata controllata e lubrificata con un chilometraggio di sostituzione del gruppo catena corone pignone che su questa moto si aggira sui 30.000 km, previa, come dicevamo, una corretta manutenzione ordinaria. Lato elettronica, sulla versione standard, la Capo Nord 1200 si avvale di serie anche del controllo di trazione, disinseribile e settabile su tre livelli di intervento e ABS a due canali. Nella versione full, optional, che si chiama Travel Pack, a questo si aggiungono anche Cruise Control e l'allora inedito ADD, ovvero la regolazione elettronica delle sospensioni. Per entrambe parabrezza regolabile e paramani, solo sulla Travel Pack si hanno anche borse rigide e cavalletto centrale. Nuove le sue quote ciclistiche con un telaio sempre a schema di tubi a traliccio integrata a piastre in alluminio che descrive 1565 mm di interasse, 125 l'avancorsa e l'altezza sella di 840 mm, disponibile però anche abbassata. Lato sospensioni su Aprilia Capo Nord troviamo sax regolabili nella versione standard, semiattiva all'anteriore e attiva al posteriore nella versione Travel Pack. Come va l'Aprilia Capo Nord? Decisamente molto molto bene. Posizione di guida comoda che conferma l'essere a metà strada tra sport e comfort, il manubrio largo, molto, aiuta nelle manovre da fermo, ma nell'inversione a U un po' costringe le braccia ad arretrare troppo. Bello il motore, perfetto per fare turismo, pieno sotto, in pratica si guida senza sussulti a qualunque regime, almeno se gli aggiornamenti della sua centralina sono stati fatti correttamente.
quando si ruota l'acceleratore, sorprende. Bella erogazione, fluido e potente, bello il sound, esaltato il rilascio che dà quel gusto di moto sportiva che piace. Se poi vi state chiedendo se l'ADD, la regolazione elettronica delle sospensioni, si senta, la risposta è come. In frenata lavora molto bene sui trasferimenti di carico, rende l'assetto incredibilmente neutro, regalando conforto e stabilità da un lato, quello turistico appunto, maneggevolezza e grande reattività dall'altro, quello sportivo. Questo, unito alla ciclistica Aprilia, rende la Capo Nord un mezzo eccellente, puro divertimento in sella, efficace, bella da guidare, intelligente nel suo pacchetto elettronico. Forse per alcuni le sue linee non sono una tuffa al cuore, ma fidatevi che una volta salite in sella potreste facilmente innamorarvi di lei. Chiudiamo con le parti di ricambio, uno degli aspetti in cui è spesso criticata la casa di Noale, perché a volte le tempistiche sono state molto lunghe e i pezzi non di facile reperibilità.